Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla chiesa di San Pio da Pietrelcina, il sagrato, il grande sagrato, il convento, la cella di Padre Pio che si affaccia proprio su questo sagrato. Oggi è una giornata bella, ecco, perché vogliamo ricordare una figlia spirituale di Padre Pio che è salita al cielo in questa giornata. Era il 25 marzo del 1916, Padre Pio era a Foggia, nel convento dei frati minori cappuccini di Sant'Anna, e ha assistito proprio questa donna in bilocazione nelle prime ore del mattino, l'ha accompagnata, ecco, nel momento in cui ha esalato l'ultimo respiro. Però vogliamo raccontarvi attraverso questo epistolario, questo volume dell'epistolario, il volume numero 2, che è tutto dedicato alla corrispondenza tra Padre Pio e Raffaelina Cerase, vogliamo ricordare a tutti voi, pensate un po', che 2 anni prima, il 24 marzo del 1914, cominciò questa ricca corrispondenza epistolare. Ed è proprio Raffaelina che dice a Padre Pio il motivo per il quale deve esistere questo rapporto epistolare. Ricordiamo che Raffaelina è quella donna grazie al quale Padre Agostino e Padre Benedetto riescono a far rientrare Padre Pio per sempre in convento. Non sono coincidenze, ma potremmo dire che sono Dio incidenze, proprio perché è Gesù, scrive Raffaelina, che mi manda a voi. E dopo aver chiesto licenza e l'ottenni spontanea, piena e limitata a mio e vostro confessore, mi decisi a scrivere. Sono noti a voi i bisogni di tutti dell'anima mia. Il vostro babbo carissimo, scrivendomi di me parecchie e parecchie volte, vi parlò da santo, ma io devo parlarvi da peccatrice come sono. Confinata in casa da 50 giorni, per infermità sofferta, digiuna, priva di lui sì lungo tempo, non è questo un vero meritato castigo per le mie cattive comunioni, messe distratte, preghiere strapazzate, peccati di ogni genere? Mi tortura il passato, il presente, l'avvenire, quale sarà per me? Nulla feci finora per Gesù, e sì occhi i capelli bianchi, quando mi deciderò, scrive Raffaelina. Una spinta, un grande sforzo di volontà mi occorre. Sì, diteglielo voi, Padre Pio, a Gesù. Diteglielo che è notte profonda per me e attorno a me. Mi confesso bene, mi confesso male, non so. Vado bene per la via incominciata, non so. È sempre buio, sempre dubbio, ansia, angustia, martiri. Supplicate, ripeto, fino alla noia. Insistete. Parlate per me a Gesù.